come in una salita, una scalata su di un monte, siamo passati ad analizzare la vera grandezza umana, e il potere, il denaro, così anche quei valori che ci fanno essere figli di Dio. Il capitolo 16 di Luca è proprio denso, ma andiamo per ordine in questa 26ª domenica del tempo ordinario. Amos, che mi piace tantissimo, ci ricorda ancora come il baluardo dei potenti è qualcosa che facilmente crollerà, perché di fronte a Dio, anche se tutta una vita il potente può schiacciare, sottomettere il povero, poi dinanzi al giudizio Dio saprà a chi dare il premio. Leggete attentamente queste letture. Come sempre le lascio su YouTube nell'info box, vabbè, basta googolare 26ª domenica tempo ordinario oppure commento del Vangelo 25 settembre 2022. Nonostante l'antichità in cui si pensa che Dio sia un datore di giustizia, in realtà lui lascia fare l'uomo. Poi però a un certo punto ci sarà lo scotto delle proprie azioni. Ed ecco qui che viene l'idea per gli ebrei che c'è un luogo dei dannati e un luogo degli eletti, senza una via di mezzo come ci ha ricordato Dante nella sua Divina Commedia. Ma arriviamo al clou del discorso, vi andate a leggere la parabola del ricco Epulone. La nostra patria non è proprio qua giù. Qua possiamo trovare il benessere e avere accanto anche persone da amare, e la vita in questo senso è una. Per questo va spesa nella consapevolezza che il bene costruisce e il male distrugge. Ecco dove Cristo critica tanto la ricchezza, perché l'uomo non la sa vedere nella logica del dono, ma come un artiglio del demonio le mani diventano strette e si vuole attirare a sé in una maniera egoistica e superba tutto l'apparente bene, strumento di separazione, in ultima analisi davanti a Dio, ma quotidianamente con i fratelli. Ecco allora che la logica del combattere se stessi, le proprie tentazioni, la propria natura così imperfetta e così china verso la perversione, fatemi usare questo termine, e apro tra parentesi un discorso, mi hanno un po', diciamo, non bacchettato, ma mi hanno detto: parla liberamente. Proprio liberamente non posso parlare, soprattutto riguardo a quello che mi piacerebbe veramente dire, forse anche con una vena di veemenza, però in tutta onestà, come non possiamo non considerare la ricchezza dei popoli del nord, come non possiamo non considerare le nazioni, chiamiamoli condottieri un po' all'antica, presidenti o dittatori, facciamo questo riferimento senza fare nomi, che in qualche maniera si spartiscono il globo, si spartiscono le ricchezze, l'energia, il bottino. E che ricco bottino! In tutto questo sta il nostro dire, come San Paolo a Timoteo, altra splendida lettura, ci sottolinea la nostra chiamata alla vita, all'esistenza, la nostra chiamata all'eternità. E noi sappiamo che il tempo trascorso qua è in realtà la produzione di quello che sarà il regno futuro. L'eternità non è solamente una dimensione inconoscibile, è proprio la dimensione del passaggio di quello che noi viviamo qui e di quello che poi un giorno guarderemo in faccia Dio. La nostra anima parlerà con il suo spirito e, volenti o nolenti, ci sarà questa forma di giudizio. Non voglio né edulcorare né mettere paura, ma voglio essere onesto, schietto, voglio essere concreto. La fede si appoggia sull'umanità, ma se l'umanità non è formata, non è matura, come potremo noi fare discorsi da grandi, senza considerarci per gradi, per livelli, per caste? Tanto per dire che il più grande o quello con più autorità non ha più potere, ma solamente più responsabilità di fronte agli altri. Deve essere più coerente, deve mostrare la progressione tra le parole e i fatti. E dobbiamo aver paura non del futuro e della morte e di quello che probabilmente ci sarà dopo, ma dobbiamo aver paura di far del male
oggi ai nostri simili. Dobbiamo proprio rifuggire la violenza al prossimo, con le nostre parole, con le nostre azioni, senza amore, senza rispetto, senza sensibilità. E allora sì che mi sentirò come Paolo, con una coscienza sveglia, aperta, grande, matura, perché anzitutto coscienza densa delle teorie dell'eternità. Io vivo il mio presente non proiettato ad un futuro che non conosco, né ancorato al passato. Io vivo il presente in un dialogo sempre acceso e pieno di luce con Dio, che mi mostra le mie ombre e mi dà la possibilità di migliorare ed accedere alla grande pace e luce che verrà un giorno. Discorso molto complicato, ma discorso quanto mai reale. Una grande domanda. Io chi sono? Io cosa posso fare per avere la vita eterna? E come sempre, con la luce che un po' accarezza questa giornata, buona domenica.